Freelance Camp è il paese delle meraviglie. Dove sarà il Bianconiglio? Freelance Camp è ispirazione. Freelance Camp è energia, per un anno fino al Freelance Camp successivo. Il Freelance Camp è il power bank del freelance. Ti ricarica di energia, ti ricarica di relazioni, quelle belle, quelle profonde, e ti ricarica di parole, quelle che fanno stare bene. Freelance Camp è un luogo dove ci si guarda negli occhi quando si parla e rimane anche un po' di spazio per sognare. Benvenuti tutti! Non abbiamo lo streaming, ma ce ne faremo una ragione, se ne faranno una ragione quelli che purtroppo non riescono a seguirci, ci vedranno dopo. Alcune cose da dire su questa edizione: è il settimo anno che siamo qua al Boca a fare il Freelance Camp. Cioè, è bellissimo. Grazie. Mi chiedo a volte come si fa a stare 7 anni con un evento che comunque continua a suscitare così tanto entusiasmo. L'unica manifestazione della crisi del settimo anno è che non riusciamo a fare lo streaming. Ma un po' di risposte me le do anche nel frattempo. Penso che sia perché abbiamo capito che non può mai essere uguale all'anno prima. Ogni anno ci deve essere un po' un passo in avanti, un qualcosa di un'evoluzione, perché se vogliamo far durare le cose non possiamo mai dare nulla per scontato. E quest'anno in particolare ci siamo ritrovati con, sempre la solita corsa all'accaparramento del pass. Quest'anno il primo giro è andato via in meno di 24 ore. Io ero un po' delusa, volevo finirli tutti il venerdì sera, invece mi avete fatto mettere dentro dei biglietti il sabato mattina. Però noi in realtà avevamo fatto tutto un ragionamento su come distribuire, su come avvisare le persone. E abbiamo prima avvisato le persone iscritte alla newsletter, ma non mettendo in vendita tutti i biglietti subito, perché avevamo paura che ce li bruciaste tutti, e poi dopo li abbiamo annunciati nel gruppo e poi nella pagina, e poi quando abbiamo messo in vendita gli ultimissimi, i 30 bonus, quelli che avevano il prezzo maggiorato, abbiamo avvisato apposta solo persone che non avessero mai partecipato a nessun freelance camp, perché quelli che sono qua fin dalla prima edizione noi li amiamo moltissimo, però ci fa sempre molto piacere, ci fa molto bene soprattutto avere ogni anno delle persone nuove. Ecco, io credo che una delle ragioni del fatto che questa cosa continua a funzionare è che riusciamo sempre a rimescolarci un po', a non riproporre le stesse cose, anche nella scelta dei talk, che ogni anno è difficile perché ogni anno insomma abbiamo un po', non l'ansia, perché l'ansia ce la siamo fatta passare da mo', però c'è sempre il tema di non riproporre cose troppo scontate, soprattutto qui a Marina Romea, dove ormai abbiamo parlato di tutto, e far parlare un po' di persone nuove, un po' di persone di cui siamo sicuri che faranno un gran speech, e anche alternare un po' le cose dense, pesanti, magari anche tecniche, con quelle leggere, frizzanti. E così, ogni anno ovviamente ci sono le robe più riuscite e quelle meno, ma ci sta pure questo, perché sennò se fossero tutti strabuoni, poi dopo vi viene l'ansia da prestazione e ci stressate anche per quello. Ma anche quando ci stressate vi vogliamo molto bene. Vogliamo molto bene a voi che venite, vogliamo molto bene agli sponsor, agevolate gli sponsor. No, li voglio ringraziare uno a uno perché davvero se lo meritano. SiteGround sono bravissimi, oltretutto quest'anno abbiamo anche spostato il sito in hosting SiteGround e ne siamo molto soddisfatti. Bravi, 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 grazie. Zandegu, che è l'editore di un sacco di gente qua in sala, quindi doppiamente bravi. E se non avete ancora letto tutti i libri della collana dei prof, ve ne potete scaricare uno gratis con il buono che avete nella borsa. Coop Alleanza, che sono anche loro bravissime, quest'anno ci raccontano cose che fanno in ambito locale, perché dal locale al globale è una delle robe più intelligenti che si possano fare, e inoltre ci danno anche i compiti a casa, le torte da cucinare. Fantastico. E Doc, che con Hyper9 Doc Creativity viene a parlare mandandoci uno speech d'eccezione, Piero Tagliapietra. Yeah! Salutate Piero!
Copreno, che anche loro sono deliziosi, veramente. Sono gli sponsor che si iscrivono per paura di non venire, che non li prendiamo come sponsor, si iscrivono e pagano il biglietto. Cioè, io li adoro. E Andrea viene a parlare di come si può essere diversamente grandi, che è un tema che mi sta molto a cuore, perché anch'io voglio essere diversamente grande, immensa ma restando contenuta. Noizan, l'ineffabile Marchetto là fuori, che dopo si esibirà in una delle sue verticali e cazzierà privatamente e pubblicamente i freelance che parlano troppo di freelancismo. Ma noi lo facciamo solo una volta all'anno, il resto dell'anno Enrico andiamo e fatturiamo come se non ci fosse un domani. Top. Banca Etica, uno sponsor che amiamo tantissimo, siamo molto molto felici che abbiano deciso di supportarci quest'anno. Come vedete gli zainetti sono taggati Banca Etica, anche se loro non sono riusciti a venire perché oggi credo che abbiano l'assemblea, quindi hanno la giustificazione. Candelili, che ci ha portato anche i profumi in giro, vedete, dovreste trovare i loro diffusori, e stasera ci saranno dei diffusori che non dico che terranno lontane le zanzare, perché insomma impossibile, però almeno ci allieteranno la cena. Sisifo, il nostro sponsor storico dalla prima edizione, dall'inizio sono con noi. Liuba Davie, Riflessi Digitali, che ci ha fornito i quaderni e un sacco di supporto. CNA Professioni, che quest'anno ci viene a raccontare come finalmente anche le associazioni di categoria tradizionali si aprono al mondo delle nuove partite IVA, che sono partite IVA diverse da quelle dei loro associati tradizionali. E poi abbiamo tutti i supporter tecnici, Calamun, che è sempre quello che all'ultimo momento, a cui posso chiedere ogni cosa all'ultimo momento. Grazie. Budio, che insomma non c'è bisogno di dirlo. Sono qui a risolvere problemi quando funziona e quando non funziona, ma li amiamo in ogni caso. Digital Update, che è la colonna di tutto il progetto, perché noi lavoriamo contemporaneamente sul Freelance Camp, su Digital Update e su tutto il resto, e quindi ci spartiamo uni, bini, trini, ogni cosa. Quattrini, anche i quattrini, giustamente. Monia, che domani, dopodomani ci rimetterà nuove con Shatsu, eccetera. I nostri fotografi, Roberto Cortese, Damiano e Marzia, che oltretutto oggi pomeriggio e domani faranno ritratti fuori, quindi se volete farvi la nuova foto profilo o il ritratto bello, siete nel posto giusto. E poi ringraziamo anche i nostri ospiti, Agevola, grazie, il Boca, che ci ospita tutti gli anni, è sempre un posto magico che contribuisce tantissimo all'atmosfera di questo evento. E come ogni anno noi cerchiamo di restituire qualcosa, infatti i ticket extra che abbiamo messo in vendita dopo il primo round li abbiamo tutti destinati a una buona causa. E quindi abbiamo fatto una donazione di 750 euro a ActionAid per un progetto che coinvolge le persone che hanno smesso anche di cercare un lavoro, quindi i cosiddetti NEET. Perché mettetevi a lavorare, ragazzi, studiate, lavorate, parlate insieme, organizzatevi, c'è bisogno di tutti noi.